12 giorni, cioè perché non e tu considera che questa cassetta di 3 ore c'è perlomeno 20 minuti dentro di zoo, che sono che ci si tagliano, perché invece qua all'inizio puoi riprendere tutto proprio poi nel rileggi. Perché ti vedi più domani saprei che per fare le cose principali senza approfondire cose. No, no, infatti è così, hai ragione tu. Hai detto cose, cose giuste. Domani, brava. Anche il caffè sarà caldo. Caldissimo. È bianco e nero, l'ha ripreso per ore. Sì, ma tu ti vedi a colori. Sì, ma poi vedo a colori. Ti vedo il raffreddore. Non faccio la sigaretta. No, non la sto prendendo per il caffè. E perché no? Ma quanto costa una videocamera? Dice che è un giorno. Una videocamera così. 1,6. Questa costa 1,9. Che questa è più di quella. Sì, no, ma non fanno più. Con la forza, invece che queste qui c'hanno il motorino, le batterie tutto da lei. Invece quella la telecamera, la forza ha preso a tracollo, la prima telecamera che ha avuto papà. No, ma ne sono uscite alcune che si vedono meglio del televisore. Meglio del televisore, poi alta definizione. Ma è inutile che la telecamera. Ma già ora per esempio vedi le riprese di queste ti sembrano. Nico, gira da quel lato, gira da quel lato. Ti sembrano bellissime. Piano e lentamente, sennò viene tutta. Vero, più lentamente. Sono scritti e cosa sono? Questi che vedo scorrere. Quelle contanastri. 140 che si. Sono i giri che ne fa. Nico vieni. Ma credo che arriva sino a 500. È molto perché è l'evoluzione della macchina. Anche se è significa registrazione per staccare la registrazione devi far... si vede il coso che gira. Lo zoom lo conosci? Lo sai come si no, ma infatti perché è troppo infatti per allontanare allontaniamolo da un lato o dall'altro. Ah, ecco. Perché infatti era troppo zoomato. Visto, vieni il caffè diventa freddissimo. E per bloccarlo? Devi dire anche la cosa nostra. No. Il nostro caffè viene più bloccato. Ma perché già fatto. E poi questo fatto che ha l'autofocus. Devo uno muoversi piano piano. Perché sennò. Amore mio, parla! Che devo dire? Non ti emozionare? Okay. Alla fine della mano. Ti devi spostare. Le prese che rimarranno ai posti. Papà. Io non so mamma. Siamo veramente. Nel tempo. Linuccia, prego. Mamma. Nella batte. Alla Sante, 1900, alla Sante, alla Nouveau, alle Nouveau Année, alla Nivelle Année, 1 gennaio 1940. Dobbiamo rivolgere nello stesso tempo ai nostri consuoci di quei lontani e i meno lontani. Lontani, consuoci, lontani e vicini, buonasera. Per quale parlare delle lambate, delle sambate, come si chiamano? Lambada. Veramente particolari. Ok. Un pensiero alla Romania, all'Ungheria, per favore, la stanza da pranzo poi. La stanza da pranzo, devo fare la stanza da pranzo. Già, perché l'ultima... Ecco, la torre. Piano, piano.
laboratorio, fai tutto, guardi, particolare tutto, sai. Ti dico, c'è un quadro bellissimo, quel trit, però quel quadro non l'hai preso. E calla? E calla, E calla? Chi è calla? Calla. E calla? Chi è calla? E calla, però è diverso. Che facciamo? Guarda Maria, c'è il lupo, dovrebbe venire fuori 1, 2, 3, 4, però il 4 non viene mai. Non viene mai. Maria, che facciamo? L'imperatore. Sì, lo chiamiamo? Dai, dai. Bobby, vieni a questo punto, Maria. Dovresti andare a tutto sciamino così. Perché c'è soltanto il numero. Ma così, 7, 8, 9, 10 non viene mai. Non viene. Non c'è una guarigione. Però un letto grande in modo che possano stare meglio così. Questo lo passiamo dall'altro lato in modo che ci sono due camere da letto matrimoniali per i miei due figli e non e genera, perché questo in effetti in due è piccolino. Comunque è forse meglio che io mi tolgo di qua perché rovino il panorama. Però non parla niente per le luci che c'è. No, se devo mettere un letto alla prima lettera più grande. Villa Chinnici. Se ve lo so, mettere un letto alla prima lettera più grande. Il scenario è Zanti. Va bene, credo che tua madre possa rivedersi. Allora Renato, illustra un poco. Siamo a quota 1000 metri. Pendenza laterale 5 gradi. Pendenza verticale 5 gradi. Leggera pioggerella. Il fondo stradale è buono. Direzione? Direzione nord. Direzione nord. Ancora non vedo tracce di neve lungo il percorso, ma tra non molto. Te lo fai davanti a Dio, eccetera, dipende. Poi lo sfasci non è peggio. Cioè che mai una figlia o un figlio si debbano sentire il desiderio del matrimonio giusto perché se ne vogliono andare da casa. Questo no, vabbè, questo ormai credo che quando poi loro saranno grandi non, cioè, non esisterà più. Ma già non esiste fin da ora, figuriamoci quando loro saranno. Ma Patrizia che tipo è? Infatti non la conosco. Insomma non è il classico. Casi in punta, è difficile. La neve. Però così storia delle cose. Dai. Non è giusto dire questo. Non è giusto, perché si possono innescare tutti i rischi. No, vabbè, ma noi scherziamo e va bene. Lo so, però Antonietta.
incenso. Lui è pesante, c'è pesante. Sì, questa volta... Solo che ci saranno le lo so. Ciao Vincenzo! Come stai? Com'è il panino? Ti piace? Bene! Con che cosa è fatto? Il suo panino com'è fatto, signora? Ma il panino mi sembra più buono. Torniamo su Mesh. Stanco? Sconvolto. Questa grande sciata è distrutta. Questo che trovi oggi è bruciato perlomeno. Una caloria molto più del nuoto, come puoi notare. Signora, buon appetito. Io bene, tu? Patatine, mi dai le patatine, mamma? Tuo padre non ha mangiato. Allora, mia papà, dai, chiudere questo. No, ma io non lo come va? Cioè, non è mia la mano. Costanza, girati! Amici telespettatori, buongiorno a tutti, anzi direi buonasera. Ho il piacere di presentarvi al nuovo Sanremo 1990, uno dei più grandi cantanti esistenti del rock blues americano, Van Morrison. Thank you.
Quando la tarde languide e serena se la sombra e la quietud lo capital es vuelve a sentir e c'è triste un canción de amor de la vieja molienda che nelle targo della noche si scuce che vi quando la tarde languide serena se la sombra e la quietud los capitales vuelven a sentir e c'è triste un canción de amor della vieja molienda che nel letargo della noche se escucha che mi quando la tarde languide serena se la sombra e la quietud los capitales vuelven a sentir quando la tarde languide e serena sia la sombra e la quietud los capitales vuelven a sentir e c'è triste un canción de amor della vieja molienda che nel letargo della noche se escucha che mi ieri ha mangiato la panna. Ieri ha mangiato la panna con panna. Davvero? Quindi lo sono venuto. No, però per la panna non è la prima volta che fa delle eccezioni, sì. Come lui quando ha comprato questa panna ha fatto per me. Spontaneamente. E tutti, ma perché non andava la panna? Ah, perché? Non so se sono giù. Allora, mi va molto gradito proprio per il viso. Quindi aspetta. Vieni. Ci sono cose interessanti? Articoli? Ci sei nel libro paga o no? No. Senti, tra i libro paga quale però? Perché ci sono quelli che hanno beneficiato e quelli che hanno dovuto pagare il pizzo. Ah, quelli che hanno beneficiato? No, niente. Ti devi intervistare al presidente dell'ordine. No, ma non hanno intervistato, credo a Restivo. No, lui non è presente alla Camera Penale. Visto il fanatismo, il fatto che uno lavora e che uno sfaccendato che si vende il pane e due si legge il giornale, perché non inquadri le persone negative, i non lavoratori? Perché devo portare per esempio. Il matrimonio di Attilio Mele ci fu la tragedia. A Villa Bordonaro. Cioè? E che ho avuto un tronco d'albero che sfiora a uno, sfiorò l'aiuto di medicina di Savagnone, lo colpisce sulla spalla perché suo figlio in testa era morto e gli ha fratturato tutta la spalla. Addirittura? Sì, di fatto portava Villa Bordone a Villa Sofia, porta a porta, no? E questo qua fu Dio sentisse. Il matrimonio è continuato. E il matrimonio è continuato. Ma le persone non se ne sono neanche accorte. La tragedia si poteva... Sì, sì. Tutti così, e quella con la cosa, era scoppiato le cose, siamo riusciti io, la parrucchiera con la cosa in mano. Però lo lascerò nella sua beata ignoranza, Decisi. Fai bene. Buon appetito. Ma tu perché non mi inviti prima le visite all'altro uomo? Mi tolto l'uomo. Perché ho mentito per visite all'altro uomo. Mi fai capire che questo piacere. Antonietta, aspetta. Tu non hai guagliato male. Ma sai che ho guagliato meno. Ma c'è una situazione che a me esce con centinaia di uomini.
certo, va bene, aspettare, aspettare, ho capito. No, perché c'è lì, non si vede in bocca, fa il fatto. Brava, Panella, va a fare il fatto. Neanche quando stavo con i soldi di fuori stavo a casa. Esclusiva, ci tieni di sì, ma no, io non ci tengo. Buongiorno, qualcuno ti chiederà cosa pensi dell'amore. Amore, amore, amore. Apri il tema, Sergio. Io penso che l'amore sia la più bella cosa che la, 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 la mia felicità. Ma ciò che credo è poi verità. Vedo tutti che si danno da fare per trovare una donna che col pianto in gola poi li lascerà. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si vive. Amore, amore, amore. Continua il tema, Giacomo. Amore è una parola, l'amore vero non esiste, è solo nei sogni di chi ha passato una triste gioventù. È un sentimento che ora è vicino con la tua mano, cade una stella ed è lontana come eternità. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore. Un'estate fa, per molte notti insieme a lei, ho creduto che forse è davvero gelosa di me. Sola la lasciai, ma poi in silenzio ritornai ed ho scoperto che trovava chi consolava il suo cuore. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore. Ciò che sente il nostro cuore, so di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare. L'arte è nel cuore e la famiglia è calore. Poi una donna c'è per completare questo nostro amore. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore. Ah, una canzone. Dai, tesoro, avanti. Che canzone fai? Mi vergogno. Insieme, si intitola Mi vergogno? No, mi vergogno io. Già, ti vergogno. La canti insieme a papà, io ti riprendo. No, con Vicio. Con Vicio. Avanti. Allora, canta. Allora, una. Allora. Forza, ricom... Marilyn, Marilyn. E invece sono tanti bambini che non sono timidi, no? Cantare.